Presentiamo un modello organizzativo che è fatto di competenze che insieme accompagneranno la donna in questo percorso che riguarda il tumore della mammella. È la prima volta che in moltissime aziende della Sicilia ci sono adesso delle breast unit, cioè dei riferimenti di secondo livello che insieme allo screening che è presente sul territorio si occuperanno con livelli di performance professionale altissima che daranno la possibilità a tante donne non più di andare fuori ma di avere dei riferimenti validi nel nostro territorio. E oggi in realtà presentiamo anche questo mammografo digitale, che è un mammografo che darà la possibilità di utilizzare anche la tomosintesi, che oggi è la tecnologia all'avanguardia, ma insieme a questo presenteremo anche il tavolo che darà la possibilità alle donne in posizione prona di fare biopsie mirate. La Breast Unit è una unità multidisciplinare trasversale che al suo interno annovera tutti gli specialisti che si occupano di patologia mammaria. Quindi al suo interno troveremo non soltanto medici, ma anche operatori sanitari, dei tecnici di laboratorio analisi, dei tecnici di anatomia patologica, ai tecnici di radiologia medica, agli infermieri, agli ausiliari, oltre ovviamente alle figure mediche specialistiche. E quindi tutte quelle figure che a largo raggio si occupano di una problematica mammaria. L'obiettivo delle Breast Unit è quello di poter garantire a tutte le donne che hanno un problema mammario equità di trattamento, facilità di accesso indipendentemente dalla situazione economica, dal proprio profilo sociale, dallo stato geografico, quindi dalle posizioni geografiche, fare in modo che il percorso sia unitario senza che la donna debba cercare di volta in volta il vario specialista, quindi con dispendio economico, dispendio di tempo e molto spesso anche pareri contrastanti che mal si confanno per un percorso di qualità. I numeri della Breast Unit del Giglio oramai si sono da qualche anno stabilizzati intorno al centinaio di casi chirurgici trattati per anno e che vengono affrontati collegialmente con riunioni settimanali da tutto il team che è supportato validamente dal case manager, l'infermiera di sonologia e dal nostro data manager che serve appunto per l'archiviazione dati. Tra l'altro, piccola premessa, la Fondazione Giglio si è dotata ed è l'unica in Sicilia in questo momento ad avere questo tipo di software applicativo, un data breast che è il data breast, l'archiviazione ufficiale dell'USOMA, l'European Society of Mastology, che quindi ci permette di poter confrontare i nostri dati con quelli internazionali. Negli anni scorsi, inoltre, abbiamo registrato in Italia 55.000 casi, di cui 500 maschili. Questa piccola premessa, la patologia mammaria non è di esclusiva pertinenza femminile, ma anche l'1% riguarda l'uomo. Il simbolo del seno come sorgente della vita. E allora ogni volta che si ha a che fare col seno di una donna, si ha a che fare con veramente la fonte da cui noi tutti abbiamo attinto, no? Che è la fonte della vita. L'altro esempio che ho portato è quello di Sant'Agata, la mia patrona. E anche lei ha subito il martirio perché gli sono stati asportati in maniera violenta i seni e per cui lei capisce che cosa significa per una donna avere un male in modo particolare in questa parte del corpo delicata che è quella appunto con cui si allattano i bambini. L'opera che il Giglio compie nei confronti del seno della donna è come l'opera di San Pietro, cioè cerca di sanare le ferite delle donne.